signora lo conosciamo tutti, e non solo perché ha regalato all'Italia il premio Nobel per la medicina, ma perché ha dedicato la sua vita a una battaglia. Siamo fortunati di avere oggi con noi una persona, un ricercatore di fama mondiale, che per lunghi anni ha vissuto fianco a fianco a Rita Levi Montalcini. Professore, qual è stata la vostra battaglia? Ma diciamo che più di una battaglia. La professoressa Levi Montalcini, con la quale ho avuto l'onore, ogni tanto diciamo pure anche l'onere, perché è una personalità molto forte, è rientrata in Italia nel 1963 e due anni dopo ha creato un piccolo centro a Roma. Io ho avuto la fortuna di conoscerla, ero appena laureato in medicina, mi ha offerto le borse di studio e abbiamo incominciato un po' a lavorare. Io sotto la sua guida, inizialmente poi come suo collaboratore, nei decenni successivi. Ma la battaglia era soprattutto in trovare finanziamenti, perché lei sa che in Italia la ricerca non è mai dato tanti avuti per la ricerca. E secondo me questo è un errore proprio di tipo strategico, perché io sostengo sempre che la conoscenza nel mondo moderno è ricchezza. Conoscenza non significa soltanto una malattia, ma significa anche qualsiasi cosa che riguarda la natura o riguarda anche qualsiasi cosa. E questo aspetto di equazione fra conoscenza e ricchezza, secondo me, nel mondo moderno, nel mondo politico soprattutto, non è riconosciuto. Mentre in molti paesi, Stati Uniti, Inghilterra, Israele, si conosce meglio e quindi c'è questa disponibilità maggiore a dare finanziamenti. Questa è stata la prima battaglia che ha affrontato la Levi Montalcini e quei pochi che le abbiamo dato una mano, allora giovanissimi, in questo senso. E tuttora però la battaglia continua, ovviamente. Ma la battaglia dal punto di vista, diciamo, della ricerca, dal punto di vista scientifico, qual è stata? Beh, certamente, da quel punto di vista la cosa è più semplice. Se non altro la battaglia, il nemico era molto chiaro, era trovare, no, come nella natura questa molecola che la Levi Montalcini ha scoperto, che fu definita Neural Growth Factor, cioè fattore di crescita. Ha vinto il premio Nobel. Grazie per quello, insieme al professor Stanley Cohen. È stata una coppia meravigliosa. Rita Levi Montalcini e Stanley Cohen hanno scoperto questi fattori di crescita. Il primo scoperto era questo NGF, Neural Growth Factor, tra Levi Montalcini. E allora, quando io l'ho conosciuta, si sapeva già il fenomeno, cosa faceva in sostanza. Faceva crescere le fibre nervose, ma non si sapeva con quale meccanismo. E quindi allora, quei pochi che hanno cominciato un po' a lavorare con lei, dovevamo capire un po' con quale meccanismo funzionava. Ora, quella battaglia continua ancora, perché ancora del tutto non sappiamo come funziona. Sappiamo cosa fa tante cose, ma non sappiamo tutte. Ecco. Lo vedremo in seguito. Noi parliamo oggi di Alzheimer, ma che cosa significa questa parola Alzheimer? Significa purtroppo una malattia neurodegenerativa. Che cosa significa malattia neurodegenerativa? Significa che le cellule nervose, che sono nel nostro cervello una misura di circa 100 miliardi, incominciano a degenerare e morire. Ma questo avviene con l'età avviene in tutti gli individui. Nel caso di persone che poi svilupperanno l'Alzheimer, questo fenomeno di degenerazione e morte è più abbondante, più frequente. Ma soprattutto non è tanto quello che si sa adesso in ultimo tempo, è che non è tanto la cellula nervosa che muore, quanto le sue diramazioni, le sinapsi, quelle che noi chiamiamo le sinapsi. Ogni cellula nervosa ha collegamenti con circa 1000 fino a 10.000 altre cellule nervose. Questi collegamenti noi li chiamiamo sinapsi. È lì che inizia il morbo di Alzheimer. Perché inizia? Ci sono tante ipotesi, tante cose, ma la sostanza è non lo sappiamo ancora. C'è ancora tanta paura di questa parola Alzheimer. Loredana, è giustificata questa paura? Certo, Roli, basti pensare che 500.000 famiglie in Italia devono accudire una persona malata di Alzheimer e diciamo che si registrano 80.000 nuovi casi. Inoltre, essendo una malattia che ha un decorso molto lungo e richiede un impegno importante da parte dei familiari, dei caregiver, si stima che circa ogni famiglia spenda oltre 10.000 euro in cure medicinali. Professore, mano a mano che l'età avanza, la probabilità di ammalarsi di Alzheimer cresce? Purtroppo sì. E questo è un po' il paradosso, perché da un lato, grazie alla medicina, alla biomedicina degli ultimi 30 anni, ciascun individuo ha guadagnato circa 6 ore per ogni giorno.
cioè quindi un 30% in più di allungamento della vita. Ma allungare la vita significa aumentare enormemente, purtroppo, la possibilità di contrarre il morbo di Alzheimer o altre malattie neurodegenerative. C'è questo paradosso: da un lato noi desideriamo aumentare la nostra vita, ma dall'altro, aumentando la propria vita, si aumenta la possibilità che questa malattia si verifichi. Fra poco lei ci racconterà sui sintomi e ci darà anche qualche notizia sul dove sta andando la ricerca oggi. Ma nel frattempo vediamo che cosa pensano gli italiani sul cervello. Secondo te il cervello umano quanto pesa? Oddio, 2 chili. Tanto pesa. Forse 1000. 1,2 kg, 1,3 kg. E che ne so? Netto. Ma il mio non lo so, mio marito dice che ce l'ho piccolo, quindi il mio peserà poco. Quali sono le funzioni del cervello? Per ricordarci di tutto. Coordina tutto quello che è il nostro essere. Di capire tutto quello che succede. Parecchi. Aziona tutto il corpo? Percepire gli eventi del mondo esterno. Torna là di là. No. Sore, ci siamo permessi di sorridere un po', perché sappiamo che il buon umore può aiutare anche, perché no, al nostro cervello. Ma tornando all'Alzheimer, l'Alzheimer appunto può incidere sul senso di umore, può cambiare la personalità? Sì, può cambiarla e spesso è uno dei primi sintomi che notano soprattutto le persone che sono vicini al futuro paziente, diciamo. Certe volte si nota un cambiamento nell'umore, un aumento dello stato di malinconia oppure invece di aggressività. Per cui c'è un cambiamento, non c'è dubbio, un cambiamento del comportamento. Poi naturalmente, purtroppo, tra i primi sintomi è una progressiva perdita della memoria. Memoria breve soprattutto, quella che noi diciamo memoria breve, cioè ricordare un numero di telefono, una cosa. Tutti noi perdiamo un po' di memoria con l'età, non c'è dubbio. Lì si ha a che fare con un forte aggravamento di quei sintomi di cui tutti noi soffriamo invecchiando, ma un forte aggravamento. Ma diventano anche un po' aggressivi i pazienti? Aggressività oppure invece malinconiche, invece cioè c'è un cambiamento nel portamento, nel comportamento di una persona, perché la stessa persona spesso si rende conto che c'è qualcosa che non funziona, no? E quindi in qualche modo sviluppa delle forme di aggressività tendendo a colpevolizzare gli altri di quello che sono le proprie malattie, diciamo. Ne soffrono più le donne o più gli uomini? Ne soffrono purtroppo di più le donne, circa il doppio, mi credo, ed è collegato un po', così viene fatto almeno con la menopausa, tant'è vero che tra le varie terapie pensate era quella anche di usare gli estrogeni, no, per rallentare o per curare la malattia. Purtroppo però gli estrogeni possono provocare anche malattie come il tumore al seno, per cui in qualche modo si è poi dopo scartata, credo, generalmente questo uso degli estrogeni. Però le donne sono più colpite degli uomini, sì. Non molto di più, ma lo sono. Invece chi ha avuto genitori con Alzheimer è più a rischio ad ammalarsi? Direi che l'Alzheimer non è una malattia su base genetica familiare. Il circa il 95% si dice è una malattia sporadica, cioè molte cause diverse. Noi vogliamo parlare anche dei primi sintomi. Abbiamo preparato una cartella che io chiederei gentilmente alla nostra psicologa di commentare insieme a lei questa cartella dei primi sintomi. Come diceva il professore, si ha inizialmente una compromissione della funzione della memoria, quindi quello che succede è che queste persone spesso perdono oggetti o non si ricordano dei vocaboli, quindi si ha un impoverimento anche del linguaggio. Si hanno poi difficoltà nello svolgere dei calcoli, così come dicevamo prima anche un'alterazione del tono dell'umore, quindi vi possono essere degli stati di agitazione, inquietudine o anche inerzia. Si ha perdita di interesse e disorientamento nello spazio e nel tempo, quindi non ricordarsi, non riconoscere il luogo in cui si è, non ricordarsi il giorno, il mese in cui si è. Loredana, invece, qual è il decorso della malattia? Quali sono le tappe della malattia? È
un inizio insidioso, tant'è che né i familiari né i pazienti riescono a riconoscere un momento di esordio. Lo stadio iniziale è caratterizzato appunto da una compromissione della funzione delle funzioni della memoria, quindi non ricordarsi eventi recenti, e ricordarsi oggetti dove vengono posti. Successivamente si ha la compromissione anche di altre funzioni cognitive come il linguaggio, le capacità di calcolo e con l'avanzare della malattia anche la capacità di riconoscere l'uso di oggetti, quello che noi definiamo aprassia. Successivamente si ha l'alterazione anche del tono dell'umore e negli stadi terminali la persona perde la capacità di restare in piedi, quindi diviene completamente dipendente dai familiari, dai caregiver, fino a essere confinata a letto. Invece la diagnosi, Loredana, come viene effettuata? Si ha una valutazione neuropsicologica, quindi attraverso l'utilizzo di test che vanno ad indagare le varie aree cognitive, quindi il linguaggio, la memoria e ovviamente le tecniche strumentali quali la risonanza magnetica, la TAC, permettono di evidenziare il danno strutturale. Nel frattempo noi andiamo a vedere un'alimentazione sana che può servire, perché no, anche al cervello. Prepariamo una ricetta a base di fiori di zucca, ricotta DOL, quindi di origine laziale, a chilometro zero, parmigiano, vacche rosse, accompagnato da una salsina di pomodorini ciliegino leggermente cotti, e basilico e timo. Innanzitutto è importante mettere sotto pressa la ricotta in modo tale che perde l'acqua superflua. Andiamo ad aggiungere le nocciole, le mandorle leggermente tagliuzzate, anche le noci, ed ecco qua, aggiungiamo del pepe, del sale, sale integrale, parmigiano grattugiato e il timo. Mescoliamo il tutto, ci forniamo di un sacchetto a poche ideale per farcire. Prendiamo i fiori di zucca, gli togliamo la parte finale e il pestillo, prendiamo le parti non edibili del fiore, apriamo il nostro olio della Sabina, chilometro zero, andiamo ulteriormente a mettere un po' di parmigiano sopra e lo poniamo al forno a gratinare a 180 gradi per 3-4 minuti. A parte faremo il ciliegino leggermente scottato, sempre con un filino di olio extravergine d'oliva, basilico, un po' di sale e un po' di pepe. Diamo una sbucciatina. Andiamo a comporre il piatto. Poi guardiamo con i frutti, con la frutta secca. Il piatto è pronto. Professore, sicuramente una dieta equilibrata può proteggere l'organismo, cervello compreso. Ma torniamo al nostro argomento. Si può prevenire l'Alzheimer? Prevenire proprio no, per quanto si sa oggi. Certamente, come lei accennava prima, una dieta equilibrata, soprattutto ipocalorica, perché certamente noi mediamente mangiamo troppo rispetto a quello che è la necessità, ma soprattutto è lì sì che invece è molto importante un esercizio del cervello. Uno studio epidemiologico, come diciamo noi,
ha rivelato che l'incidenza dell'Alzheimer è molto di più, diverse volte di più, 4-5 volte di più nella popolazione analfabeta rispetto a quella che usa il cervello, diciamo così. Usa il cervello nel senso per motivi professionali. Quindi usare il cervello, si dice una banalità ma è una verità, è un po' come usare un muscolo. Se si usa il muscolo non atrofizza, se non si usa c'è un certo rischio notevole che le cellule, che devono sempre essere tenute in attività. Quando potremo dire che abbiamo sconfitto l'Alzheimer? Quando potremmo dire di averlo sconfitto, mi chiede un po' come le previsioni del tempo fra 5 anni, cioè è molto molto difficile dare una valutazione quantitativa di anni. Certamente si comprendono sempre di più le cause molecolari che sono alla radice della morbo di Alzheimer. Quindi una volta compreso quello si può pensare a delle cure più efficaci, più mirati, diciamo, e non quelle che, come sono adesso, sintomatiche, cioè per togliere certi sintomi e aiutare un po' il paziente. Da questo punto di vista io sono abbastanza ottimista. Sui tempi non saprei dirlo, ma diciamo 5-10 anni sicuramente ci saranno dei miglioramenti fortissimi. In attesa di sconfiggere l'Alzheimer non ci rimane che accudire con amore e attenzione i nostri malati. Ma Loredana, possiamo fare affidamento su qualche aiuto? Certamente, Roli, ve ne sono molti e di vario tipo. La famiglia e il malato di Alzheimer può rivolgersi in prima istanza al medico di famiglia, che può indirizzare presso le unità valutative Alzheimer, e quindi in questi centri è possibile effettuare diagnosi e ricevere la giusta informazione per quanto riguarda il decorso della malattia e anche il trattamento farmacologico. Inoltre sono distribuite sul territorio numerose associazioni che permettono di dare un supporto anche psicologico a queste famiglie. Ricordiamo, come abbiamo detto già all'inizio, è una malattia che ha un decorso molto lungo, che richiede un impegno importante per i familiari, quindi è importante che anche loro vengano tenuti in considerazione nel processo di cura. Grazie Loredana, grazie anche a lei professore per tutta l'informazione che ci ha dato, ma soprattutto per il suo impegno nel studiare questa malattia così difficile e così grave. È così impossibile ancora oggi da sconfiggere. Noi ci fermiamo per qualche minuto.